Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video reaction. Oggi video reaction alle evoluzioni, concept art ovviamente, dei Pokémon di nona generazione. Sono stati partoriti dalla mente di TheDrake95, vi lascio il canale in descrizione per andare a dargli un'occhiata. Non serve specificare che non sono ufficiali, vero? Direi di cominciare con Sprigatito, ovviamente farò la reaction solo all'artwork e alla descrizione del Pokédex. Non guarderò tutti e tre i video per intero, perché se no sfioriamo la mezz'ora. Anche da Drake ci mette il carico sopra per dire che sono frutto della sua fantasia. La prima fase evolutiva di Sprigatito è Folince. Davvero carino come artwork. E vediamo che per il momento c'è ancora la volontà di tenerlo su quattro zampe, perché sappiamo tutti quanti che quando c'è un gatto, bene o male, andrà a finire sempre su due zampe. Ma vediamo. Tipo erba, ok, non acquisisce ancora il doppio tipo, se ne ha un altro. Folince è costantemente iperattivo, sempre in movimento e difficilmente riesce a fermarsi, tranne dopo una lotta. Molto spesso inizia a roteare su se stesso inseguendo la sua coda, che è composta da un tipo di pianta che adora. Sia per forma che per profumo. Tra l'altro ha una foglia a forma di cuore, tanto per gradire. Beh, in genere il primo stadio evolutivo non differisce troppo dalla forma base e vediamo che anche questo Pokémon non fa eccezione. Nella mente, ovviamente, lì da Drake, ed è giusto così. Molto carino. Continuiamo con il Pokédex. A volte, però, questo lo porta a pungersi la lingua per vedere la grossa spina che fuoriesce dalla punta. Ah, ecco, vedi? Però il fiore che ha sulla testa, invece, che sembra molto simile al fiore che ha sulla coda, perché gli cresce? Tipo Bulbasaur, sappiamo che ha quel bulbo sulla schiena perché gli viene piantato un seme alla nascita, ok. Qui non sappiamo perché questa coda ha una pianta appunto che gli cresce. Potrebbe essere dovuto al fatto che è un tipo erba e che è la peculiarità di questa specie di Pokémon. In genere molti Pokémon sfruttano tratti che sembrano all'apparenza impossibili per la loro natura, ma poi si scopre che effettivamente c'è una connessione. E comunque ci sta come Pokémon, l'artwork è semplice. Passiamo quindi al secondo stadio evolutivo. Oh, accidenti! Folince si è evoluto in Flamianco. Porca vacca. È un po' la storia di Brion. È Primarina, ma versione nona gen. È bello, come artwork ci sta, è perfetto. Flamianco ovviamente è intuibilissimo il perché, ricorda una ballerina di flamenco. I denti sono come quelli della tigre a sciabola, che dovrebbe essere parte dell'animale da cui ha preso Sprigatito, anche se Sprigatito è più preso dal gatto savanna e dalla lince maggiormente, però comunque sia anche dalla tigre dei denti a sciabola. Ci sta tantissimo, che sicuramente anche la Drake avrà preso ispirazione da lì, bellissimo. Molto femminile, però vediamo un po' un attimino. Pokémon erba buio, va benissimo, tipo buio secondo me calza a pennello. Erba buio non l'abbiamo mai visto in uno starter. Pokémon danza tigre, ha un atteggiamento altezzoso nei confronti dei suoi avversari. In battaglia si muove con grande leggiadria e velocità, come se ogni lotta fosse una vera e propria danza. Nonostante ciò, infilza la sua preda con forza nei suoi punti deboli. Infatti, si dice che la sua vista sia così sviluppata da vedere tutti gli spiragli nella difesa avversaria. Un po' come la vista di Luxray, che riesce a vedere attraverso le cose, questo Pokémon vede la difesa del nemico, seppur sembra che abbia una difesa perfetta. Quindi, quella pianta che gli cresce sulla coda non è più un semplice strumento di gioco, tra virgolette, perché gli piace l'odore, ma lo usa come un'arma. Bellissimo. L'artwork è perfetto, è troppo bello l'artwork. E la descrizione calza a pennello davvero. Inoltre le statistiche, è un Pokémon Mixed, attacco speciale e attacco. Passiamo poi a Fuecoco. Dunque, da Drake qui ha messo, insomma, il fatto che Fuecoco potrebbe non essere ispirato a nessun animale dello zodiaco, ma ci farò un video a parte che sto già scrivendo. Ecco qua la prima fase evolutiva, Crocoloco. Bellissimo il nome, Crocoloco. Fantastico. È un panzone.
siamo fratelli di panza, grandissimo. Dunque, l'artwork non mi dice molto. Se non altro, da Drake ha pensato al fatto che non sia un serpente. Meno male, perché molti stanno pensando che potrebbe diventare un serpente Fuecoco. Non si sa perché. Comunque, bravo da Drake che ha pensato a un Pokémon panzone. Io e lui siamo fratelli di panza da oggi. Ci piace a entrambi Peperoncino. A me piacciono i Pokémon fuoco, lui è un Pokémon fuoco. Quale starter migliore se non Fuecoco e tutta la sua linea evolutiva? Carino, dalla bocca gli esce lava, vero? Anche lui mantiene solo un tipo con l'evoluzione, va bene. Pokémon Peperondrillo. Solitamente ha un carattere calmo e rilassato, tanto da sembrare sempre addormentato. Perfetto. Ma attenzione a non farlo arrabbiare. Nei pochi casi in cui si infuria, e qui siamo diversi, io mi incazzo sempre per nulla, inizia ad espellere dalle narici vapore incandescente in grado di provocare svenimenti a causa dell'elevata temperatura circostante. Ama il cibo piccante. Svenimenti perché fa molto caldo. Cioè lui fa alzare la temperatura nel raggio di qualche metro con il solo vapore dalle narici. Ok. Si evolve in Crocaliente. Bello. Bello. Allora, la prima cosa che mi salta all'occhio è la lava, possibile, che esce dalla coda a forma di peperoncino. È praticamente un toro su due zampe. Mantiene comunque il suo tratto coccodrillesco. Si può dire coccodrillesco? E la lingua, a meno che non sia quel rivolo di bava, a meno che non sia quella, ha come la scala di Scoville man mano che si scende giù. Praticamente la scala di Scoville sarebbe il grado di piccantezza che ha un peperoncino. E man mano che si sale è sempre più rossa. Qui partiamo dalla bocca, da davanti, e man mano che scendiamo dentro dove avvengono le combustioni diventa sempre più rossa. Bellissima, così anche come le corna. Fantastico. Mamma mia se è bello. La coda a forma di peperoncino e anche una bocca sembra, se vogliamo. Devastante, davvero bello. Pokémon Alligatoro Spettro Fuoco. Spettro. Sarebbe un po' in contrasto con quello che abbiamo avuto su Leggende Pokémon. Su Leggende Pokémon abbiamo avuto Typhlosion Spettro. Non mi dispiacerebbe che anche lui fosse Spettro, ma... Cioè, per l'artwork, per il concetto ci sta che sia tipo Spettro. Però io per come lo vorrei sarebbe meglio Elettro. Pokémon Alligatoro. Nonostante la sua stazza, Crocaliente è in grado di raggiungere alte velocità, ma solo quando è infuriato. In quei casi la sua furia diventa accecante e neanche il suo allenatore riesce a fermarlo facilmente. Dalla sua coda fuoriesce un miasma in grado di mettere KO anche più forte degli avversari, provocandogli scottature ovunque. Bello. Bellissimo ragazzi, sto artwork è devastante. Anche il fatto che dalla sua coda continui a uscire miasma. Però secondo me Sprigatito ancora vince. Vediamo quindi l'evoluzione di Quaxly, primo stadio evolutivo, Patorero. Fusione tra Pato e Torero. È perfetto. È molto bello. Sembra quasi un giovane papero pronto ad affrontare il mondo. Fiero. Molto fiero lui nell'atteggiamento. Mi piace. Artwork semplice. Ci sta. Pokémon Anatra, tipo acqua. Ok, quindi nessuno dei Pokémon acquisisce il secondo tipo con l'evoluzione. Perfetto. È estremamente fiero di se stesso e molto spesso questo lo porta a combattere avversari più grandi di lui. Tiene molto al suo ciuffo e che le sue piume siano sempre pulite e in ordine. Durante la lotta cerca sempre di sporcarsi il meno possibile, ma quando accade va su tutte le furie e diventa irascibile, ignorando addirittura gli ordini del suo allenatore. Insomma, tra Quaxly e Fuecoco, tutti quanti incazzati, Sprigatito, essendo il Pokémon erba gatto, è più calmo di tutti. E si evolve in Macador. Wow.
è geniale, se è quello che penso. Voglio subito andare sul Pokédex e poi vi spiego. Pokémon Acqua Lotta. Ah, bello. Pokémon Matador. Crea un manto d'acqua sulle sue ali e aspetta... Dalle sue ali e aspetta pazientemente gli attacchi dei suoi avversari. Schivandoli con un'incredibile eleganza per poi passare a contrattacco con le sue penne affilate come lame. Ama vincere ed essere adulato dal suo allenatore, ma anche nella sconfitta dimostra di avere un'estrema compostezza e calma. Quindi siamo passati da un irascibile papero, anatra, ad un Pokémon che prima ti aizza, no? Vieni qua, vieni contro. Con un manto creato dall'acqua e poi ti uccide con le sue penne affilate. Quindi sì, quello che pensavo era che appunto creasse... Appena l'ho visto con questo manto d'acqua ho detto ok, questo è il Matador, anche il nome Macador. Secondo me vince su Fuecoco. Sì, e anche su Sprigatito. Sprigatito e Quaxly hanno, Flamianco e Macador, hanno uno stile che richiama appunto... qualcosa di tipico della Spagna, che appunto sembra essere la regione al quale si sono ispirati quelli di Game Freak. Ma Fuecoco e la sua evoluzione finale? Sembra quasi che il peperoncino, essendo un alimento tipico delle zone calde, abbia solo quello e non un richiamo particolare. Ci sta. Però Macador e Flabianco ancora di più. Comunque sia, per il momento lui come artwork vince, il tipo lotta acqua, mi piace. Bellissimo. Anche la descrizione del Pokédex è perfetta. Statistiche, attacco e velocità inverosimili, bellissimo. Questo sarebbe un Pokémon con queste statistiche, sarebbe divino da giocare, divino. Complimenti a Drake per aver partorito dalla sua mente queste evoluzioni. Vi consiglio di andare a vedere i suoi video per un approfondimento sulle ricerche che ha fatto, perché è davvero un lavoro incredibile. Non è uno che si è messo lì, ha detto che faccio e disegno, no. Ha fatto delle ricerche approfondite, è stato davvero davvero bravo. Io non ho altro da dirvi se non ringraziarvi per aver seguito questo video. In descrizione ovviamente il link a Instagram, Telegram e pagina YouTube di The Drake. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!